In questa serata di grandissima intellettualità penso di fare una bella costata, come si è evinto dal titolo. È una costata da poco più di un chilo che arriva da fiorentinaria.com e che arriva a sua volta dal Belgio, se non erro, perché Uitslach di Rendonk, spero di averlo pronunciato nella maniera corretta, in sostanza grass and grain feed, per cui degli animali, delle vacche che vengono alimentate con tutta l'attenzione del caso, è una carne particolarmente marezzata, che ha un bel grasso di coperta, che ha delle belle infiltrazioni marmoree di grasso e che soprattutto ha una frollatura particolarmente lunga. Qualche giorno fa abbiamo visto la costata arrivata dalla Lituania, frollata a 120 giorni, stavolta ci fermiamo a 60-70 giorni e cerchiamo di trovare un gusto che ci auguriamo essere valido. Dovrebbe ricordare un minimo la sashi, dovrebbe avere note dolciastre, dovrebbe in buona sostanza sciogliersi in bocca, detto in maniera molto molto rapida. Il punto però qual è? Il punto è che noi stasera non vogliamo fare una reverse, o meglio, non vogliamo partire bassi dentro il forno, bassissimi dentro il nostro barbecue del caso. Allora che cosa faccio? Parto direttamente dalla cottura sull'osso, vado un quarto d'ora e poi cerco tramite la cauterizzazione, quindi la ricerca della reazione di Maillard, che come sapete si ha oltre i 136 gradi su una cottura diretta, quindi parliamo ovviamente di ghisa, oppure di acciaio, a seconda del dispositivo che utilizzate, per andare a una temperatura interna compresa fra i 55 e i 60 gradi. È vero che noi tendenzialmente la fiorentina ricchianina la mangiamo molto più indietro, semplicemente perché un po' è nostra tradizione, un po' ci piace al sangue, un po' la carne di media cottura e ben cotta è vista come qualcosa tipo crimine contro l'umanità. In realtà però, se noi andiamo con una cottura fermandola così presto su un taglio così marezzato, quindi su un taglio un po' più grasso, non riusciamo ad andare a far sciogliere quelle infiltrazioni di grasso, quindi diventano scomode alla masticazione e soprattutto non buone. Quindi è questo il motivo che mi spinge a spingermi, scusate il pessimo gioco di parole, ma voluto, fino a quelle temperature interne. Per misurarle ci aiuteremo naturalmente con il meter, sperando di riuscire ad arrivare in porto sani e salvi. Quale mezzo usiamo? Quale dispositivo? Non lo so ancora. Il gusto che si è sprigionato aprendo la mia costata, guardatela bene qua, è simile a quello che si sprigiona quando andate a comprare un salume, proprio perché la frollatura porta a questo genere di realtà. Quindi vedete l'ampia marezzatura che c'è su tutta la superficie e vedete anche il grasso di coperta come va a proteggere la nostra carne. Noi abbiamo l'osso da questa parte, per cui dobbiamo andare a far sciogliere questa. Quindi, e adesso faccio una cosa che non so se sia giusta, ma mi va di provare, e poi vi dirò soltanto alla fine se sarà una tostata, una stupidata oppure no. Come va ad iniziare la cottura? Così. Stupidata? Chi lo sa. Ok ragazzi, siamo sempre intorno ai 200 gradi, vedete che ho messo anche la mia favolosa griglia di ghisa dentro il Kamado Joe Junior, e adesso andiamo a fare questo e chiudiamo. Non ho bisogno di misurare la temperatura, ovviamente, in questo momento, quindi con grande agilità posso evitare di mettere qualsiasi cosa dentro la mia costata, che è appunto sull'osso. Ciao ciao! 15 minuti, ci vediamo tra poco. Ragazzi, è passato un quarto d'ora, non ho toccato niente, vedete che la temperatura ha sempre oscillato, anzi ve lo dico io, tra i 190 e i 200 gradi. Adesso quando andrò a aprire probabilmente ci sarà la fiammata, ma vediamo che cosa è successo dentro il Kamado Joe Junior, che apriamo piano. Eccoci! Allora, via! Adesso facciamo un lato e l'altro lato, vedete come si è cotto bene il grasso, meraviglia. Adesso chiudiamo però, altrimenti buttiamo via la nostra shisha. Vediamo anche un pochino di chiusurina, va, anche sotto.
tanto, non vogliamo che le fiamme ci disturbino. Quando giriamo, tra un attimo, cioè tra un paio di minuti, andiamo anche a mettere il meter che ci aiuterà per definire poi la cottura. Dopo aver trovato i grill marks giusti, attenzione, andremo a fare cose. Andremo a rimetterla in piedi, magari aperta, sempre sull'osso, in modo tale da arrivare in fondo senza bruciare. Allora, ho lasciato un paio di secondi per... scusate, un paio di minuti, un paio di secondi. Per parte, e vedete com'è diventata la nostra favolosissima, direi, costata. Un po' complicata da gestire. Adesso entro con il meter e vediamo a che punto siamo a livello di cottura interna. Devo far veloce, altrimenti mi rompono le scatole le tante fiamme. Allora facciamo così, la rimettiamo a questa parte, tanto lo stesso, sempre sull'osso. Chiudiamo e siamo a cavallo. Adesso andiamo a vederci il meter che cosa dice. Tanto intorno a me è iniziato a piovere, mancano solo le cavallette, come dico spesso, e poi ci siamo. Allora, meter, vediamo un po', ok, 23 all'interno, i 39 della cottura naturalmente stanno salendo, sono già 45-46, imposto, manzo, bistecca costata, 60, avvia, shuttlegia. Ovviamente, come sempre, il mio meter che cosa farà? Farà passare un po' di minuti in modo tale che l'ambiente poi si stabilizzi. Una volta stabilizzato l'ambiente, andrà a calcolare il tempo residuo di cottura tramite algoritmo. Devo dire che l'algoritmo ci becca assai. Questo invece è il grafico, naturalmente non c'è ancora molta strada anche sotto, perché la temperatura è rimasta sempre intorno ai 23 gradi, vedete che però sta aumentando, proprio perché al momento la scala è in secondi, poi man mano aumenta il tempo, diventa di minuti e anche di ore, ve lo posso garantire. Mentre invece vedete sulla riga verde quanto sta salendo la temperatura dell'ambiente, proprio come ci dicevamo, andrà poi a stabilizzarsi. Potete tranquillamente buttare dentro tutti gli allarmi che volete, per esempio se va troppo sulla temperatura a 5 minuti dalla fine della cottura, eccetera eccetera eccetera. Noi andiamo avanti così, molto sereni, e vediamo che cosa ci dice tra un po'. Ho spento il flash, così almeno vedete bene il display del mio cellulare. Vedete, come ci siamo detti, l'algoritmo ha portato a termine i suoi calcoli e mi dà 25 minuti come tempo rimanente. Si sta ancora alzando l'ambiente, quindi scenderà il tempo, però diciamo che è già un buon passo. Tra 25 minuti, 24, sappiamo tranquillamente che possiamo mettere a riposare la nostra costata. Il meter mi parla di 5 minuti residui. Io a 5 minuti voglio farvi vedere comunque cosa sta succedendo dentro. È salito molto anche il vento, infatti non vedete assolutamente una mazza, ma si può evincere che la cosa sta diventando interessante. Quindi occhio, ragazzi, occhio. Ragazzi, meter mi invita a rimuovere dal fuoco, e quando meter parla sapete che io tendenzialmente ascolto. Allora, ecco com'è venuta la nostra costata belga. Adesso la butto qui. Come avete visto, non ho grandissimi grill marks, però guardate il colore. Il colore è una bomba, ragazzi, ma una bomba, è una bomba pazzesca. E vedete che l'osso ovviamente da questa parte è completamente bruciato, ma chi se ne frega, l'osso non lo mangia nessuno, per cui tranquilli, facciamo riposare e poi mangiamo. Allora, vedete com'è diventato dopo la fase di riposo. Naturalmente ha lasciato qualche succo liquido nel nostro gastro, però non muore nessuno. Vedete, come vi dicevo fuori, che l'osso è completamente carbonizzato, però come ci dicevamo prima, l'osso possiamo mangiarlo tranquillamente e soltanto in parte, o comunque l'osso poi alla fine non lo mangia nessuno, diciamoci la verità. Adesso andiamo a tagliare la prima parte così, adesso invece mi aiuto con la superficie, il minimo di resistenza e di tenacia l'abbiamo. Vi ricordo che abbiamo usato il quebracio blanco, quindi un carbone ad alto potere di calore, la tagliamo in mezzo per vedere com'è venuta. E guardate la cottura a 60 gradi con il meter. Questa costata è venuta così, per cui molto uniforme,
La prima fase di cottura sull'osso ha praticamente replicato quasi una sorta di reverse searing. Adesso la tagliamo una fettina e la assaggiamo. Oh, sembra bella, eh? Assaggiamo. Non ho messo sopra niente, ovviamente. Oh. È effettivamente dolciastra come una sashi. Ha bisogno di un giro di sale. Io non sono certo che piacerà a tutti, perché comunque la frullatura da 60-70 giorni porta il gusto molto lontano rispetto alla chianina alla quale siamo abituati. Però adesso facciamo un sondaggio e poi ne parliamo nelle considerazioni finali. Mentre intorno a me è iniziato a piovere, facciamo un ragionamento sulla costata che abbiamo mangiato, sulla Özlak. Allora, la cottura bene. Cottura bene perché si è sciolta ogni infiltrazione di grasso, quindi la carne è rimasta molto succosa, in generale molto morbida, per nulla stoppacciosa e per nulla secca. Questa era la ricerca numero uno, no? L'obiettivo numero uno era per riuscire ad avere una costata veramente interessante. L'abbiamo fatta, diciamo, in un reverse searing improprio, se vogliamo. L'abbiamo cotta prima sull'osso, osso che si è carbonizzato come avete visto dalle immagini, ma devo dire che l'importante è ciò che stava a prescindere dall'osso. Quindi c'era anche un girino di affumicatura tipico del carbone che abbiamo usato e del carbone in generale. Ne abbiamo usato come sempre il chebraccio bianco di toro, per cui sapete esattamente dove andarlo a trovare. Se non lo sapete scrivetemi, sapete più o meno tutti i nostri indirizzi. Devo dire che Fiorentineria ci ha messo a disposizione una costata molto interessante e divisiva, perché non è un sapore per tutti, non è ruffiana, è elegante, ma appunto, come dicevo prima, divide, quindi è difficile mettere tutti d'accordo con una costata del genere. La frullatura, il gusto, dolciastro sì, ma particolare, ed è proprio per questo che l'abbiamo voluta provare, proprio perché la particolarità si è tradotta, per quanto mi riguarda, in un gusto pazzesco. Per i commensali che erano qui a cena stasera, cioè altre due persone, una sì, una no. Quindi è chiaro che dipenda molto dai vostri gusti soggettivi, no? I gusti sono soggettivi per definizione. Quindi è chiaro che dobbiate fare una valutazione quando andate a spendere una cifra importante, come in questo caso la nostra costata da un chilo costa più di 100 euro, quindi inevitabilmente avete una bella scelta da fare. Però sono certo che, esattamente come il Wagyu, una tantum, una volta nella vita, si possa tranquillamente provare. Poi è chiaro che, a parte i conti in tasca, vi facciate i vostri conti su un taglio magari meno marezzato che preferite, o su uno più marezzato, su una sashi, su una rubia gallega, su una qualsiasi cosa vi venga in mente, insomma. C'è un universo così vasto in ambito carne che è inutile stare a fare la classifica delle cose buone e delle cose cattive, sono tutte buone. Dipende appunto che cosa cambia nei vostri gusti. Ragazzi, in chiusura, tutti i riferimenti di Fiorentineria qui sotto, chiaramente, mentre invece qui, cliccando tramite la campanella, potete agilmente restare in contatto con tutte le nostre nuove pubblicazioni. Iscrivetevi se volete, e poi chiaramente qui sotto, se volete vedervi un altro video, magari di un'altra bella costata, chi lo sa che cosa vi capiterà. Ragazzi, un grande abbraccio, alla prossima. A proposito, Camadojo Junior, tanta roba come sempre.